Questo programma è offerto da Differenziamola, promossa dal Comune di Reggio Calabria, dal CONAI e dall'AVR. E allora che sintomi ha? Ma quali sintomi, dottore? Io ho crisi di personalità, di identità, non so più chi sono. Sì, d'accordo, Ricco. Perché? Ma perché? Perché fa male da mo'? Ah, ma sei uno spettacolo della natura. Non si preoccupi, sta arrivando la sicurezza. Sei una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso. Libertà e tempo perso e nessuno che rompe i coglioni. Nessuno che dice se sbagli sei fuori. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Bene, benvenuti anche oggi nella nostra clinica psichiatrica, ben rappresentata alle mie spalle dai nostri Fire Sound. E non so, Maddalena, Maddalena, vieni per cortesia, perché non so oggi cosa abbiamo in agenda. Ciao Maddalena, ciao. Ciao a tutti. Allora, oggi c'è una persona che sostiene di essere il presidente della Confesercenti. Esatto. Hai capito, e come si chiama? Claudio Aloisio. Vediamo un po', vediamo un po'. Claudio Aloisio, presidente Confesercenti. Buongiorno. 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 Allora, lei sostiene di essere il presidente della Confesercenti? Sì, io sono il presidente della Confesercenti. Beh, insomma, sa, cosa in questo ambiente un po' capita un po'. Prego, si accomodi, grazie, vediamo un po'. Grazie. Presidente Confesercenti. Ora lo stabiliremo, lo stabiliamo noi se lei è il presidente Confesercenti. Non è che uno arriva così e dice di essere il presidente. Bene, allora, ci dica qualcosa che, insomma, ci può testimoniare che quello che dice è la verità. So cosa vuole. Per esempio, il tasso di disoccupazione? Ah, il tasso di disoccupazione in Calabria? Sì. In Calabria in questo momento stiamo andando bene, siamo risaliti rispetto al 2016. Risaliti? Eh sì, perché nel 2016 noi eravamo al penultimo posto, al terzultimo posto in tutta Europa. Retrocessione diretta. Mentre quest'anno siamo al quintultimo posto. Praticamente abbiamo superato un'enclave spagnola che è in Marocco, due regioni greche, che insomma lo Stato Grecia si sa che è più o meno fallito, un territorio d'oltremare francese. Io avverto un sensibile tono ironico in tutto questo. No, assolutamente, stiamo andando benissimo. Abbiamo superato l'enclave spagnola. Abbiamo superato l'enclave spagnola, siamo al 55,6% di disoccupazione giovanile in Calabria. Quindi diciamo che, come dire, lo sviluppo sta procedendo. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il suo sapor medio orientale. Bello, con gli occhi neri e il suo sapor medio orientale. Ma scusi un attimo, io ero nel pieno di un consulto con... Mamma mia, quanto sono bello. Quanto sono bello. Sì, vabbè. Bello e impossibile. Ho capito, però. Con gli occhi neri e quella bocca da baciare. Infatti molte donne, devo dire con grande sincerità e anche con grande umiltà, si avvicinano per tentare di baciarmi, ma non lo possono fare perché io sono perché felicemente è sposato, certo. No, impegnato, nel senso, da fare in quel momento. In quel senso, ho capito. Vabbè, ma io ero nel mezzo di un consulto, arriva lei e mi interrompe. Sì, vi chiedo scusa per questa irruzione. Saluto intanto, salve, Giuseppe. Sì, Giuseppe. No, Giuseppe. Oh. Sì, vabbè, ho capito. Sì, venga qua. Stavamo parlando. Bene, dobbiamo valorizzare i talenti locali. Valorizziamo i talenti locali, venga qui per cortesia. Tra l'altro, chiedo scusa per il ritardo perché. Mi lo so, però, siccome. Sì. Ci sono dei commercianti, ogni volta che mi vedono passare sul corso Garibaldi mi rompono le scatole. I commercianti sono una rottura di scatole. Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, cioè non ce la faccio più, non è possibile che facciano chiudere i negozi, non me ne frega nulla. È il presidente Confesercenti quello dietro di lei, provinciale.
questo signore. Sì, lui è il presidente Confesercenti. Bene, devo dire che chiaramente i commercianti rappresentano il cuore pulsante della nostra città, della nostra Calabria, il motore dell'economia. Quindi viva i commercianti, un applauso ai commercianti, forza! Viva la Confesercenti, complimenti, complimenti, veramente. La ringrazio. Sì, va... Però rompono i coglioni. No, la smetta per cortesia. No, infatti, un degno rappresentante della categoria, insomma, Confesercenti, poi non solo i commercianti, Confesercenti abbraccia qualsiasi tipo di imprenditoria, insomma, chiunque abbia una partita IVA. Va bene, quindi allora, in un certo senso ci ha convinto, no? Perché lui sosteneva, certo, il nostro presidente, che siamo risaliti dal terz'ultimo a quintultimo posto europeo. Beh, questo chiaramente è un merito della mia amministrazione. Siamo riusciti in così poco tempo a risollevare le sorti della nostra amata terra, ma anche della Calabria in generale, perché io sto dando una mano ad Oliverio pure, bisogna dire la verità. Guardi che era ironico perché abbiamo superato una cosa, un'enclave spagnola, non, è ironico. Cioè, ma stava pigliando po' culo? Però insomma quasi. Vabbè, cambiamo argomento, stavo mettendo a favore di telecamera per mettere in evidenza quella che è la nuova linea di abbigliamento presentata dal sottoscritto insieme a Gaetano Facciolo, che la linea... Ma... Posso spogliarmi? Ma per cortesia. Si vede che sto facendo palestra, guarda. No. Sì, non si tratta di buche, ma semplicemente di un campo da golf. Non ci sono buche in città. Lì mi ha dato di più. Non ti faccio fare più serata stati. No, vabbè, che vuol dire? No, allora quindi stiamo lavorando molto bene. Molto bene. Okay. Il massimo. Decisamente fantastico. Linea ad Aldo di Giuseppe. Vai, Giuseppe. Ad... Falcomata. No. Say, 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 hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Ah, grazie per la linea, grazie per la linea. No, invece non mi prende ancora il telefono. No, comunque no, ho fatto questa battuta perché, caro benvenuto, vuoi vedere come ti stupisci? Il gelo. No, è un lancio, siamo a Palmi, ora stiamo intervistando delle persone che abbiamo già intervistato, ma il lancio lo stiamo facendo dopo, però in realtà, grazie. Il cibo è vita, mangiamo, lasciamo stare, vegani. Ecco, senza domanda, è bellissima sta cosa. Ecco. Adesso il cibo è vita. Ecco. No, però... va in onda in qualche posto questa cosa? No, noi registriamo per il nostro piacere, alla fine. Ok. No, su Video Calabria. Ciao. Ma le piace Video Calabria? No, facciamo una cosa per creare una sinergia. Lei fa una domanda, qualsiasi. Io? Sì. No, lei deve chiedermi qualcosa. Sì. No, ok. Allora, le chiedo, la prima volta a Palmi, no? No, siamo già ormai da una vita. Le piace Palmi? Bellissima. E c'è vita, perché alcuni dicevano... Da dove veniamo noi, sì, c'è vita. C'è vita. È un pochettino più così, però... Beh, è bella pure Seminara, dai. Ci saluta gli amici di Seminara. Certo, come no. Ciao! Ma l'ho mandato veramente in onda? No. Lo so, Antonio, tu che fai? La taglio? Lui dice di sì e di no. Dire una cosa, il cibo è vita. Lasciamo stare vegani, lasciamo stare... Mangiamo. Si mangia per essere felice, giusto? Lei è serena? Io sì. Ah, piacere, io sono Aldo. Ma io sono Aldo. Buongiorno, disturbo? Siamo di Video Calabria. Ah, no. Salve, e com'è la situazione qua a Palmi? In che senso? In generale, come un paese... Ah, paese come... quasi tutti i paesi della Calabria. Invece lei la vedo molto social, che è su Instagram. Ah, è in diretta. Pronto? Ehi, caro dottore, come andiamo? Sai, al telefono al signor Girolamo. Allora, invece, salve... Sembra una squadra di calcio pronta a entrare in campo. Lei per quale squadra tifa? Purtroppo Inter. Armando, è la maggior parte dei tifosi. Ah, signor Armando. La maggior parte dei tifosi juventini siamo qua. D'altronde c'ha un peccato capitale. Quando era allenatore del Milan ha preferito Van Bommel a Pirlo, per cui. E noi l'abbiamo preso subito a Pirlo. Vabbè, capitale Torino, una volta era capitale, ora... Sempre capitale. La ringrazio per il suo contributo. Assomiglia un po' a Gino Paoli, lei. C'è la canta, c'era una volta... Mi è piaciuto molto Gino Paoli da...
un po' di anni ce le ho, per cui me lo ricordo già all'esordio, è il mio cantante preferito, per cui è un, è un complimento quello che mi ha fatto. No, no, ci mancherebbe altro. La ringrazio per il suo contributo. Buon lavoro. Grazie, grazie. Salutatemi il signor Girolamo che era al telefono da là. Va bene, grazie. Buona giornata. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia. Senta me non c'è sta niente a fa, o che napulità. Tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Whisky and soda, rock and roll. 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 Quindi i Fire Sound vogliono fare gli americani, ma noi, insomma, a noi piace il nostro territorio, no? Quindi il tessuto locale, il tessuto locale. E allora, la situazione economica nel Reggino, visto che lei è presidente provinciale appunto di Reggio Calabria di Confesercenti, appila come si muove? Appila non si muove. No, eh? Non credo che debba essere io a dire una cosa che tutti quanti purtroppo sanno nel nostro territorio. Giusto per continuare a parlare di numeri, l'Istat è uscita proprio oggi con una serie di dati tra i quali risulta che le famiglie calabresi sono le più povere d'Italia. Ah, ecco. Questo ci dà... Anche più di quello dell'enclave spagnolo marocchino. In questo caso parliamo d'Italia, l'Istat okay. Parla d'Italia, l'Eurostat parla d'Europa. Però credo, insomma, che probabilmente siamo là. Voglio dire, non credo ci siano delle grosse differenze, ma comunque, a parte le battute, la situazione sicuramente a Reggio non è delle migliori e altrettanto sicuramente si dovrà mettere mano a come dire, una strategia condivisa che possa far sì che questa situazione cambi, perché se no veramente rischiamo di crollare definitivamente senza riuscire a rialzarci. È una situazione che in qualche maniera deve essere risolta. Vabbè, io mi sento di dire che assolutamente lui è il vero presidente della Confesercenti, perché è chiaro anche dall'eloquio, dalla professionalità, dalla pacatezza con cui esprime i concetti. Allora, è verissimo, lui è il presidente della Confesercenti, Claudio Aloisio. Lo ringraziamo di essere stato qui con noi. La ringrazio io, grazie mille. È stato veramente un piacere. Bene, quindi allora, dimettiamo il paziente. Allora, grazie ancora di essere stato qui con noi. Prego. Allora, ora, vediamo un pochettino che cosa succede adesso, a merito proprio di... Aspetta. Ho un po' di paura quando c'è il nostro paziente. Ora c'è l'esibizione di un corto di ballo. Di musica, chi? Maestro! Assolutamente no. Ma questo è un paese... Si alzi. Non è facile. Perché? Perché? Stai croccato. Si alzi. Allora, mi faccia capire, ecco. Sono il corpo di ballo, salve. Il corpo di ballo? Sì. Quindi tutto il corpo di ballo in uno? In uno, sì. Vada via. Perfetto. Grazie. E poi pure voi, cioè, dico... Vabbè, dai, lasciamo stare, per cortesia. Gaetano. La prossima volta che mi devi annunciare queste cose, cioè fammi capire qualcosa di più, perché sennò io non ho capito, cioè quello va internato, non può passare da qui, deve andare direttamente, proprio lo interniamo, lo chiudiamo e buttiamo la chiave. Grazie. A posto. Dov'è? Cioè, mi Dov'è? Trattate male il corpo di ballo, ma vi sembra giusto? Cioè il corpo di ballo, quindi... arrivato dal Nord America, tra l'altro. Cioè, quindi, potete... dietro la scelta di questo corpo di ballo c'è lei. Ma c'è lei, c'è Maddalena, no, ci siamo tutti, no, ma no, lei, il corpo di ballo non me lo può trattare così male. Che è il pezzo forte della puntata, voglio dire, ma comunque. Ma si stava sconfiando. Io sono qui per parlare di un grande artista fin troppo spesso vituperato. Ecco. Vituperato. Troppo. Sì. Sì, noi ci schieriamo a favore dei deboli. Si può dire vituperato, perché. Io penso di sì, fa anche figo. Sì, vituperato. È il grande Gigi D'Alessio, c'è un cantante straordinario.
che ha portato la musica italiana nel mondo, perché ha suonato dappertutto. No, non sto scherzando, so che qualcuno pensa che... Vabbè, me ne vado, parlate male di Gigi D'Alessio. Allora, no, faccia una cosa, lei segna quel punto per Pasquale Capri, per questa cosa che ha appena affermato. Torni qui, per cortesia. Sì, ho capito, però Gigi D'Alessio... assuma la responsabilità di quello che Gigi dice. Gigi D'Alessio ha scritto pagine indelebili, indimenticabili della musica italiana e internazionale. Gigi D'Alessio. Quando pensi a Gigi D'Alessio, cosa pensi? No, non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. No. È un po' si lamenta, è vero. Però ha scritto anche delle canzoni divertenti, tipo, allegre. Divertenti? Sì. Quale? Come? Como suena el corazón, per esempio, che è un brano scritto diversi anni fa, nel 2000. Dico bene, ragazzi? 2000. No, 2000. 2000. C'è uscito facciamo 2002. La cantiamo tutti insieme, perché è un bellissimo brano, allegro, divertente. No, non siete d'accordo? No, musica. Gigi, se sentite questo calore, sono io che vi sto abbracciando, veramente. Io posso andare a farmi ricoverare. Prego. Vada musica, Fire Sound. Parlava poco italiano, diceva te gusta la Spagna. Aveva gli occhi arrossati dall'acqua del mare del sud. L'avevo vista una notte ballare un poco sul flamenco, a piedi nudi col viso sudato vicino a un palò. Mi deconcentra così. Tagliando i passi le stavo vicino ballando una samba. Era la donna più bella che c'era alla Playa del Sol. In poco tempo il suo sguardo al mio cuore gli dava tormento. All'improvviso m'ha stretto la mano e m'ha detto così. Tutti! Bésame, siente como suena el corazón. Yo esta noche quiero solo una emoción. Sembrava l'angelo dagli occhi teneri, chiedeva un attimo da mille brividi. Bésame, siente como suena el corazón. Tutti! E il suo nelle labbra mi fermò. Non era un angelo, ma forse un diavolo. E quella notte nel fuoco il mio cuore Grazie, grandi. Fire Sound. Però lei mi fa ridere, non mi può far ridere mentre canto. No, vabbè. Ma scusa, allora, lei, non sia isterico, per cortesia. Lei ma ha voluto la raccolta di... Scusi un attimo. Organico. Lei, no, che organico, che sta facendo? Venga qua. No, c'avevo una cosa... Lei ha voluto più. Non c'è. No, questo per farle capire che sono... Ecco, questa va carta e cartone. Dirigente, là, serio. Sì. Perfetto. Va. Carta. Carta e cartone. L'ho fatta spesso. Quello blu. E lei chiattare tutto, ma scusate, un momento chi santo blu è chiattare la voce Cassonetti, la Rosa Mastelli, scusate. In che senso? Perché la... No, nel senso che, vabbè, la metto in tasca e poi qua. Comunque, c'è l'indifferenziata. Caso, il corpo di ballo l'ha voluto lei. Il corpo di ballo, tiene, sì. Quindi, oh, perfetto, bene. Sì, quindi così. Sta dimagrendo, che è? Sta dimagrendo, piano. No, svegliamo sta cosa, perché sennò... Sì. È gonfiato ad aria, ho mangiato pasta e fagioli... Bene, noi torniamo domani? Torniamo. Cosa ha detto? Una cazzata. Cioè, che cos'era? Non ho sentito. È gonfiato ad aria, ho mangiato pasta e fagioli. Però uno dei più grossi corpi di... Non era male questa. No. Torniamo domani? Torniamo domani. Che è meglio. Domani. Grazie a Maddalena Sofo, a Gaetano, al corpo di ballo, ovviamente a Pasquale Capri. Hey Fire Sound, Video Calabria, canale 13, tutti i giorni. Capri, fuso. Ciao. Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso.